giocatore in compromessa con la Roma. Poi allontana male volta, alzando un campanile. Pallone ancora in area di rigore, prova ad uscire Koser. Mostrando di stare bene in gamma, vediamo chi esce. Maniero, chiuso da Figliomeni. Ragusa prova a sorprendere alle spalle, ancora i difensori del Pescara. Figliomeni, Bruscagin e Valiani in campo, poi altri diffidati, Dudu Magni che però è in panchina, e gli assenti come Soue e Milani. Per quanto riguarda la formazione di Julian, scorriamo live allora con la... Figliomeni, molto sollecitato dai compagni, l'ex giocatore delle Latina, parte il suo lancio di colli in avanti. Sul pallone c'è Barilla che si impegna, ma a volte è palla dietro per attento. Pagliarulo, il capitano del Trapani, per lui questa è la settima stagione con la maglia dei siciliani, gara numero 193 in campionato per Luca Pagliarulo. Era un po' ridotto in questa settimana per qualche problemino, colpo di testa a mettere fuori di Sabbione. Sabbione che ormai concentrazione da parte della sua squadra, soprattutto in questi minuti iniziali. Il Trapani è la formazione che ha subito più gol nel primo quarto d'ora. Ora attenzione a questa conclusione di Figliomeni, palla a carica d'effetto, termina comunque alta. Sarebbero stati problemi probabilmente per l'Avellino. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, staccano in due e Figliomeni alla fine quasi ovviamente Ciardi che batte, colpo di testa di Cottafava, Jonathan Schezzalla, anzi no, Figliomeni, 3-1 Latina. Dieci, ci resterà, se Caputo non riuscirà a recuperare fino alla fine della partita. Continua in area, un rimpallo, Galano, poi il rinvio da parte di Figliomeni. Batte il cazzo di punizione. A cercare i centimetri di Gasparetto, la spinta di Antenucci che Ciardi che batte, colpo di testa di Cottafava, Jonathan Schezzalla, anzi no, Figliomeni, 3-1 Latina. Trapani in zona d'attacco, rizzato Figliomeni, il cross dentro, ha provato a coordinarsi per una rovesciata a Caio De Senco. Palla che è finita fuori, ci sarà calcio d'angolo per il cross di Figliomeni. Colpo di testa di Balasa, pallone che fa venire qualche brutto pensiero a Belez. Centralizzato, pronto Petkovic. Figliomeni, a supporto anche dell'attacco, il cross bello morbido in area di rigore, Zebli di testa, ancora rizzato, con la respinta, il più lesto di tutti, ancora Petkovic, ecco il croato, oggi schierato dal primo minuto. Playoff zone in sixth. Just a point above Juve Stabia. Pressure draw today. Thank you.
si appoggia a Volta che va in profondità, prova a controllare De Frel con il fisico, Figlio Menia ancora con il tacco, grande giocata, regala però a Tabanelli. Tra Milani l'intervento da parte di Moretti, l'esperienza di Figlio Meni, lascia il pallone ad Alassane, tira per Zigoni, va a contrastare Figlio Meni, gli rimane addosso Zigoni, Figlio Meni però è bravo, esce dalla marcatura, appoggia su Pai, la palla poteva essere buona per Ferrari, arriva Granoce a rimetterla dentro, ancora Granoce, pallone allontanato da Figlio Meni in fallo laterale, la rimessa sarà del Modena. Don Corda a quella parte, ora spazio per lui, può avanzare Don Corda, lo sguardo dentro, lascia partire il cross, di testa, ha liberato Figlio Meni, raccoglie Acosti, chiede palla a Dumitru, Acosti. Primo pallone toccato da Granoce, adesso Luppi, si gira Luppi, autore del gol decisivo contro il Brescia. Diciamo invece in apertura delle due Belloni torna verso l'interno, morbido per l'Asi che non si chiude dalla triangolazione, arriva Paghera, Giallot, attenzione, gioco ripreso con il colpo di testa in fase difensiva su quale prova ad avventarsi di tacchio poi in qualche modo Lazzari, attenzione dentro per Eusepi e qui si salva Figlio Meni e riesce in qualche modo a coordinarsi più con 4-3-1-2, è un 4-3-3 con il vero tridente, attenzione Eusepi prova ad alzare il pallone, passa su Guerrieri e poi sulla linea salva il tram. Crimi si è già sganciato sulla destra Catellani, la sua rincorsa in anticipo Figlio Meni che mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per il Carpi, 27esimo minuto. Anni ancora all'indietro per Ristovski, un grande caparbietà, il giocatore del Latina prova a recuperare il pallone, Latina che comunque lo recupera, una sorta di diga davanti alla difesa, attenzione ferma, prova lo scambio con l'uruguaiano Falletti, prova Falletti con l'esterno, serve Antenucci, l'anticipo da parte di Figlio Meni, Falletti si ritrova il pallone fra i piedi, non sa che farsene, lo perde, 1-2, Morrone brava a riconquistare, ancora Del Prete che resta in piedi, Alassane arriva il raddoppio, tutto regolare,
attenzione a Bernardeschi, lo prende Figliomeni, Bernardeschi inciampa, effettuato allora due sortite sulla fascia laterale dimostrando di stare bene in gamma, vediamo chi esce. Maniero chiuso da Figliomeni, Ragusa prova a sorprendere. Mbakogu entra in area di rigore, Mbakogu viene chiuso da Figliomeni e poi arriva Camisa. Appena si distrae un attimo il Vicenza, Scozzarella rischia al limite, Scozzarella destro ribattuto da Gianni, poi Finotto fermato da Figliomeni, Rizzato mette il cross, Figliomeni riesce a di piazza, Pozzebon inseguito da Figliomeni, Chiattarella che rinvia, la palla finisce direttamente in fallo laterale, ci sarà rimessa per il Trapani. Figliomeni ha scambiato con Scozzarella, il difensore gioca dietro di Rafael che salva il risultato dopo 4 minuti di gioco. Nocerina pericolosissima, rivediamo il tutto, spunto di Merino sull'out di destra, traversone al centro, spizzicata di Castaldo e c'è arrivato con la punta delle dita Rafael, primo calcio d'angolo della partita, Nocerina in avanti, rete della formazione di casa, in mischia, Nocerina in vantaggio ed è Figliomeni a festeggiare la prima marcatura in campionato con i colori della Nocerina. Quarto minuto, Nocerina in vantaggio, pericolosissima con Castaldo 30 secondi prima sugli sviluppi del calcio d'angolo. Figliomeni in mischia, ha battuto imparabilmente la schiena di Colombo, manda il pallone in calcio d'angolo, trascorrono i minuti, il risultato è sempre fermo sul 2-0, ma il Varese insiste, prova a rendersi pericoloso con queste incursioni. Ancora Nadarevic che mette il pallone in area di rigore, saltano i destentanti, palla in rete, l'ultimo intervento dovrebbe essere stato di Figliomeni e lui a segnare la rete del 2-1. Figliomeni accorcia le distanze, 2-1 il risultato per la Regina su questo calcio d'angolo battuto da Nadarevic. Rivediamo il tutto, una carambola che raggiunge Figliomeni che ci mette il ginocchio e manda la palla in fondo al sacco. 2-1, partita che decisamente si riapre con Figliomeni che ricordiamo